Invio no, eh. Spazio. Che roba è questa? Un bottone, un pulsante per una porta. Piazzeremo il congegno nella tomba. Usa i paletti luminosi per marcare la strada. Devo seguirlo? Raccattiamo cose, bella questa, che cos'è? Bella. Vabbè, non stiamo qua a leggere tutta sta roba. Secondo me il miglior modo per provare un'arma è sparare. Che bello. Aia. Esplodi, grazie. Guardate ragazzi, con questa cavolo di intro che ho dovuto fare perché il programma non funzionava, mi sono innervosito, quindi adesso mi calmo e faccio questa live. Porca miseria, oh, che programma Steamlabs, ogni tanto dà parecchi problemi. Che cos'è questo? Niente. Dobbiamo andare di qua. E per questa cavolata non posso andare tanto avanti perché si è fatta una certa e quindi faremo un capitolo solo. Panza. Sì, va bello. Riuscito a fare esplodere il ciccione. Porca miseria. Pappolato. Sto cercando il ciccio panza, dove sei? Dove sei? Alla madonna. Oh. Aia, aia, ma chi è? Questo fa così. Scusate. Ma ancora campa.
porca miseria. Questo è grosso. Però poco intelligente. Non insultiamolo. Eccolo. Oh cavolo. No. Porca miseria. È finita? Sì, perché lì è l'obiettivo, però vediamo come al solito di fare un giro per raccattare cose, perché ho raccattato tutto. Vediamo, no. Mamma mia, ha preso un colpo. Pensavo fosse un nemico vivo. È tipo là sopra. Come ci si va? Stamattina ho problemi coi tasti. Magari siamo al completo con le munizioni? Probabile. Speriamo di sì. Ok, allora l'obiettivo dovrebbe essere di qua. O sbaglio? Dov'è? Ah, è quello a fare, ok. C'è un altro interruttore. Che apre quella porta. Chiave teschio gialla. Mo' sicuro esco fuori, c'è sta il mondo. No. Non c'è il mondo. Chiave teschio doveva utilizzarla, mi sa, lì sopra, forse. Però come ci si arriva? Vediamo. Così. Come si usa? Mi dovrebbe dare la possibilità di utilizzarla, l'ho presa. Scusate, eh. Non comprendo. Ho preso la chiave, questa è la porta, quella è selezionata, come si fa? Un altro giro. Niente. Questo no. Beh, io la chiave l'ho presa, ragazzi, cioè, che vuol dire? Che significa ciò?
Magari è ovvio, però io non capisco. Come si usa? C'è un modo per utilizzarla? Perso qualcosa. Salto. Forse ne devo prendere. Ah, ecco perché non era quella. Però anche quella era uguale, però. Vabbè, vediamo. Ok, questa è un'altra classica chiave. Questo che cos'è? Nella prima battaglia della prima era, quando si allungarono le ombre, un essere sopravvisse. Bruciato dall'Armageddon, l'anima piagata dai fuochi infernali e corrotto oltre ogni ascensione, scelse la strada dell'eterno tormento. Nel suo temibile odio non trovò pace e con sangue ribollente solcò le piane Umbral per vendicarsi dei Lord Oscuri. Portava la corona delle sentinelle della notte e coloro che assaggiarono il filo della sua spada lo chiamarono l'uccisore del destino. Ok, l'obiettivo si è rispostato di là. Credo che bisogna recuperare questi teschi, questa roba per aprire queste porte. Chi sei? Esplodi. Mancata comunque, matti tua. Mo, come ti trovi, signora? Aia. Magari no, così no. Salta. Aia, aia. Siete finiti? Meno male. Mamma mia, sta diventando più complicato. E pensate che io non lo volevo giocare normale, ma a modalità un po' più complicata. Ho fatto bene a mettere normale. O comunque la modalità, insomma, standard, non quella complicatissima, sennò stavamo ancora al primo livello.
Che cosa avevo visto da prendere? Ah, ecco. Questi colpi ne ho bisogno? No. Bella arma questa, molto molto efficace. Chi è che lancia cose? Che succede? Anche di quello. Ma come ti permetti? Questo ci fa del dolore fisico, credo. Questo acido. Non ci passo perché non voglio morire. Dove siete? Segreto scoperto. Allora, qui sono tornato. Siamo tornati indietro. Vabbè. Per la cronaca, ho toppato strada tanto per cambiare, perché io non sbaglio mai strada. Allora quella sarebbe quella porta, no? Bene. Qui è dove eravamo stati prima. Non ho capito che cosa ho sbagliato. Che cos'è questo? Che rilampeggia di nuovo? No, non rilampeggia. Questo è dove abbiamo preso il primo teschio. Però la porta che abbiamo aperto è dove ho sbagliato. Penso che avrei dovuto saltare. Su quei pezzi di roccia. Credo. Invece io sono sceso giù come un pollo e adesso non ritrovo la porta. Vediamo. Ok, allora. Eccolo qua l'obiettivo. Ad occhio e croce, eh? Non lo so. Niente, io sto andando avanti a caso, Adesso non so che devo fare. Anche perché non spuntano demoni, quindi è probabile che io abbia sbagliato strada. Che cos'è sto coso? Bel posticino, comunque molto molto tetro. Questa no.
Questa sì. Questa porta inquietante. Che cos'è questo? Oh! Questa è una porta inquietante. Non è che mi sono perso qualcosa prima? Questa non si apre? Vediamo. No! Ehi, mannaggia! No, niente, sono caduto di sotto come un pollo. Comunque ragazzi, io è ovvio ed è chiaro che è la prima volta che lo gioco, quindi abbiate pazienza, se no non si chiamerebbe gameplay walkthrough ma si chiamerebbe in un altro modo. Quindi ci sta che sono alla ricerca della soluzione, quindi perdonatemi, ma questo è. No, perché non ho capito, ma quella porta lì sopra, no? Questa. Perché non me la fa aprire? Perché c'è bisogno dell'altro teschio. Ovviamente. Questo è uno. Quella l'abbiamo aperta. Questa porta qui, questa cosa non mi persuade moltissimo, nel senso, c'è questa porta che è chiusa. Posso esprimere una mia, no, meglio di no, un deficiente. Andiamo, va, porca troia, va, ma guardate che roba, va. Come un broccolo sono cascato di sotto. Allora, lì abbiamo visto che non c'è niente. Ed eccola qua. Quella è la porta che dovevamo aprire. Stava l'inghippo, eh. Che cos'è questo? Ah.
Ah, eccolo l'inghippo. Voglio dare un'esplorata di qua, non per niente, ma siamo beccati anche un segreto, quindi ok, questo, cioè questi sono una sorta di teletrasporti, eh. Oh, non si fa così, scusate. Chi è questo? Chi sei tu? Sei nuovo? A voi non vi conosco. Anche se tengo a conoscervi. Ah. Guardate. Ah, c'è questa idea che tiri ancora cose. Oh, no, no. Si mette in testa strane idee. No, ho sbagliato tutto. Ho sbagliato ogni cosa. Porca miseria, oh. Ho sbagliato la combo. Mori. Chi è che mi spara ancora? Mannaggia! Un po' meno declasso rispetto a prima, però l'abbiamo fatti secchi. Oh, dove vai? Oh! Chi è questo che salta? Arrivato, eh? Perfetto. Arrivato l'amico che salta. No, vi giuro, questi che saltano io, che sbattono i pugni, li odio. Ho tirato di tutto. Dove stai? Sono finiti? No, dal rumore direi proprio di no. Oh, cacchio.
parecchio. Ed è anche parecchio grosso e incacchiato. Chi è? Chi ci sta? Porca miseria, oh! Mancavi solo te comunque adesso, in questo momento così problematico, è il tizio che lancia i missili. Che cazzo è successo? No, vabbè, dai, su, ma porca miseria, ladra, vabbè. Ci riproviamo. Ragazzo di ciccioni. Maledetti. Di ciccionazzi. Aia! Dove stai? Mannaggia la miseria! Porca miseria! Che sono tosti diventati, oh! Diciamo che finché possiamo magari non buttiamoci a capofitto. Aia, aia. Basta, e basta, date, oh. Che troia, oh. Che noia che sono. Dai, dai, dai. Che stavolta gliela famo. Si spera. Dai! Questi pezzi volanti ancora non ho capito come affrontarle in maniera idonea. Facci tua, oh, ma guardate che roba che so! E in più non è che loro aiutino più di tanto, eh. Oh, oh, oh! Ma che miseria, oh! Ma tutti qua l'avete messi adesso?
Atti tua! Mori, lo so quante sono due addirittura! Sono due, sono due! Va bene, dai! Lo stanno! Ma quella... No, toppa! No! Va bene così, va bene così. Tu se mi sparo il missile in faccia mi incavolo, eh. A sto giro, salute ridotta. No, qui dentro. Non ti ficca qui dentro. Oh, oh, ma non mi ho visto, maledetti. Porca miseria se è tosta sta parte. Porca miseria, porca miseria se è tosta. Lo so. Meno di barbini. Lo so raga, me è stato veramente incredibile, ma epica. Entra qui dentro, maledettissimo imbecille. Dov'è? Dov'è? Vite spazio ovunque. Munizioni poche, pochissime. Lo stanno questi. Mamma mia, ci siamo riusciti. Allora, intanto facciamo il potenziamento, va. E vediamo che c'è dentro. Cosa scegliamo di potenziare? La salute a questo giro. Non è molto. Cazzo.
forza, rolla. L'obiettivo sarebbe, non è questo, sì, però è... Oh no no! Che è sta roba? Che cacchio è? Io aspetto qua. Chi non vuol dice... Via. Royal. Ma quanti so? Pure quei cosi volanti là, non è che... Porca miseria, oh! No, devi fare le cose con calma. Imparare a fare cose con calma e imparare a fare cose con calma. Ok. Salta a caso. Ok, perché quello ci tira quella bestemmia volante. E ci fa del dolore fisico abnorme. Ma chi cavolo eri tu che stavi là dietro? Non mi avvicino che sparo in faccia, maledetti. Delirio. Sto livello, un delirio. Vivo nella speranza che sia finito. Vediamo di qua che c'è. Però non credo. Dove bisogna andare adesso? Che agonia. Un'agonia. Livello, un'agonia, veramente un'agonia. Chi è? Beh,
Poi vediamo che cos'è tutta sta roba. Tanto rimettiamoci un po' di salute che... Allora, quella sarebbe la direzione, no? Senza che fai lo stronzo e caschi di sotto. Grazie. Sembra che quella sia la strada, però c'è qualcosa che sfugge in tutto ciò. Perché lì è l'obiettivo. Che cosa c'è che non ho fatto? Non ti ammazzare. È quello. Che tori che fa, ma che pareva. Certo, mi sembra naturalmente giusto che puntino pure il mio preferito qua. Adoro. E no, e no. Perché ci mettiamo in difficoltà dentro sti cuni? Bello, bello di casa. Sembra giusto, mamma mia, oh. Mamma mia, bene, bene, insomma, bene. Perso 45 volte, però va bene così, dai ragazzi. Ci sta pure, non è così facile. Cioè, non so voi quante volte io penso che chiunque abbia perso a questo gioco, cioè è impossibile non perdere a Doom. A meno che, boh, non siate fenomeni. Per carità. Che
cioè no, per carità, nel senso, in un altro contesto anche, ma adesso non proprio. Ah, non gli ha dato il pugno. Questa mi comincerebbe a servire. Cioè, sono sincero, eh. Dove vado? Ok. Questo ci fa saltare. Tutto ciò, l'obiettivo è... da queste parti?